Ok, capitolo 11, signori. Riunione. Se vedete questo video, chiunque lo stia vedendo, i miei iscritti, chi mi segue solamente da questo video, si potrà accorgere benissimo che non sono in live. Perché? Perché dopo questa cutscene, ovviamente, vi spiegherò tutto quanto. Sebastian ci ha abituato a cadute ben peggiori. Questo non è niente per lui. Dai, vecchio, un po' di forza. Dai, dai, dai. Contro la forza dell'acqua proprio. Questa cosa non so se fisicamente possa essere possibile, ma lui ce l'ha fatta. E ne usciamo come sempre. Fighissimi. Allora, ragazzi, ora vi posso spiegare. Se non lo sapete, questa serie di The Evil Within ha avuto veramente tanti problemi perché l'Elgato non è riuscito a registrarlo ottimamente, nel senso che molto spesso ha corrotto i file e quindi ho dovuto riniziare il gioco per arrivare al capitolo in cui ero arrivato e quindi rigiocarmi il gioco per riregistrare. Cos'è successo? Che sono arrivato al capitolo 11, questo qui. L'ho registrato. Quando sono andato per montare, mi sono accorto che l'Elgato aveva corrotto i file. Ma io nel frattempo avevo già giocato il capitolo 12 e il capitolo 13. Quindi io avrei dovuto ricominciare il gioco per riportarvi il capitolo 11. E quindi la serie di The Evil Within sarebbe dovuta. Madonna, qua mi sono cagato addosso, ragazzi. Qua mi sono cagato addosso. E quindi la serie di The Evil Within sarebbe dovuta finire. Però io cosa ho fatto? Mi sono giocato tutto il gioco, ho registrato tutto il gioco fino alla fine, ci saranno. Ho registrato tutto il gioco fino alla fine, ma ci saranno degli episodi dove la mia voce sarà non in live, quindi registrata sopra. Proprio perché il gioco c'è, ma non c'è la mia voce, quindi ho dovuto rifare una registrazione sopra. Non tutti gli episodi saranno così. I prossimi saranno anche in live, ma non tutti. Qui, come notate, ho la mitragliatrice, che è un'arma che si ottiene finito il gioco, perché questa puntata l'ho registrata proprio finito il gioco, dato che ormai non potevo più tornare indietro. Spero che comunque vi possa comunque piacere, ragazzi. Spero apprezzate lo sforzo. Io mi sono rigiocato il gioco, praticamente, mi sono rigiocato questo episodio, 45 minuti di episodio, e ci sto registrando sopra di nuovo la mia voce. È uno sforzo abbastanza grande. Comunque io direi che l'episodio di oggi lo possiamo tranquillamente commentare, diciamo così, in live, che secondo me può essere anche qualcosa di divertente. Anche perché questo episodio è abbastanza tosto, come vedete, come vedrete, anzi, è abbastanza tostino e abbastanza lungo anche. Tanto qui faccio un fail clamoroso. Sebastian, dai, su, forza. Il nostro Sebastian è diventato abbastanza forzuto, devo dire, abbastanza resistente. Ormai non gli fa niente più niente. Salve. Ha qualche problemina con la rete, col macchinario dietro. Tu, come ha fatto a non morire? Oh, perfetto. Molto bene così, molto ma molto bene. Questa è una zona abbastanza intensa, devo dire. Fortunatamente me la sono cavata abbastanza egregiamente con il mitra. Anche se si fanno dei fail in questo gioco, ragazzi, che sono incredibili. Purtroppo i comandi non sono precisissimi. All'apertura di questa porta più avanti si aprirà una porta secondaria e mi arriveranno un'ondata gigantesca di mostri addosso. Guardate con che nonchalance il nostro Sebastian li fa fuori. Pazzesco. Ho rivalutato i fiammiferi, ragazzi. Li ho rivalutati. Inizialmente, non so se vi ricordate, ma non ero molto propenso a usarli. Preferivo ammazzare gli zombie a calci, ma poi sono veramente utili. Sono veramente utili. Qua c'era da prendere una chiave che avrebbe aperto poi la porta, quella che abbiamo trovato chiusa prima. Ma il nostro
Al nostro girarsi ci arriveranno addosso degli zombie che io egregiamente proprio me ne infischio. Ed è una cosa che potete fare anche voi. Se voi scappate alla grande, poi loro smetteranno di inseguirvi. Quello là si fa i propri cazzi suoi. E qua ci avviciniamo a un'altra zona abbastanza importante di questo capitolo, ovvero le parti in acqua. Chi odia le parti in acqua, alzi la mano. La sto alzando, perché sì. Adesso inizieranno un paio di scene, un paio di zone di gameplay dove dovremo nuotare perché c'è un mostro che ci vuole mangiare. Dovremmo nuotare abbastanza forti, come notate da queste immagini, perché sennò se questo mostro si prende siamo fottuti. Ma qual è la tattica? Se vedete in alto ci sono dei corpi. Voi basta che sparate ai corpi, aspettate qualche secondo, il mostro andrà da quel corpo e in quel momento voi dovete buttarvi a gambe proprio levate, abbracciate fortissime, per evitare che il mostro vi mangi il culo. Fatto che Sebastian non prende i comandi, tipo in questo momento sali. Perfetto. E in quest'altra zona più avanti, guardate quel mostro schifido. Maiale, tanto fa. E io qui scappo, qui c'è stata una specie di fail perché il mostro mi ha colpito casualmente, credo. Mi sta per raggiungere, ma io per fortuna sono riuscito a scampare. E queste zone saranno più o meno, ce ne saranno ancora un paio dove dovrete usare questa tattica. Sparate. Lui esce, mangia e voi salite di gran classe. Questa invece è successivamente la zona lì dell'acqua di merda. È una zona dove incontrerete un personaggio strano che adesso vi faccio vedere. Che se non sbaglio abbiamo anche già incontrato, ma non credo. Quello che io chiamo il fratello di Ruvik. Qua c'è Ruvik. E qua c'è il fratello, così a caso. Quello che vi consiglio è ammazzarlo subito di colpacci. Perché lui fa uscire da terra un'entità abbastanza tosta. Delle mani abbastanza toste che vi prenderanno per le palle, sì. Qua Sebastian si domanda se era una finta. In ogni caso sì, era abbastanza una finta, anche se vi avrebbe fatto molto male. Quindi il mio consiglio è di darsi parecchi colpi. Qua altra piccola arena dove dal di là sopra scenderanno degli zombie sempre più armati. Ma io comunque il fail, cioè li faccio sempre, spreco le granate. Ma vabbè. Guardate il danno che fa questo revolver. Madonna, la Magnum. Oh, scusate, sono molto ignorante in fatto di armi, ma. Oh, fail! Guarda qui, guarda qui, guarda, guarda, guarda. Questa potrebbe essere una buona tattica. Ti fai sparare con dardi esplosivi della balestra e poi ti fai esplodere davanti agli zombie. Come vi avevo detto all'inizio, questo capitolo è abbastanza tosto, adrenalinico. Forse come avete già notato, viene tirato un po' per le lunghe. Qua c'è una zona abbastanza interessante, che sembra complicatissima, ma che in realtà non lo è. Ah, questi sono tosti, ragazzi, eh. Attenzione, questi sono tosti, ma con il revolverino, bada boom, un colpo, loro volano proprio nel mondo dei sogni. Ed è finita qua, guarda, boom, perfetto. Adesso qua c'è una specie di cestello che ci porterà fino in fondo al
a questa stanza. Ma ai nostri lati arriveranno dei mostriciattoli che cercheranno di fermarci in tutti i modi, tra pistole, tra armi e Molotov. Cosa fare, ragazzi? Sparargli quando sono vicino ai bordi, perché loro automaticamente si buttano giù, oppure farli esplodere. Cioè, voi, qualunque punto gli sparate, loro cadono. Così, boom, e cadono di sotto. È una zona che sembra complicata, ma che in realtà non lo è per niente. Oddio mio, qua, Sebastian, la rotolata potevi farla un attimo un pelo più pianino, eh? Sai che c'è fretta. Possiamo andare tranquilli. O quasi. Questo capitolo si chiama Riunione. È un titolo abbastanza. Ti dà calma, ti dà calma. Invece no, perché non c'è niente di calmo. Qui finalmente ritroviamo Kidman, che lei è incredibile, si fa tutta sta strada da sola, ma non gli succede mai un cazzo. Questo è, credo, l'unico momento in cui la troviamo in difficoltà veramente. E qua, come vi dicevo prima, ritornano le zone, diciamo, un attimo tattiche in acqua. Perché adesso si aprirà questo cancello. E vedete che il nostro amico, il nostro mostriciattolo in acqua, è già abbastanza carico e pronto. Ma cosa bisogna fare? Prendere un attimo il tempo. Dietro di noi ci sarà un corpo. Io direi di aspettare tipo 5 secondi dalla chiusura del cancello, sparare al corpo, aspettare che il nemico vada e poi buttarsi. Ho contato, prima di fare questa scena, che il cancello, se non sbaglio, sta chiuso 10 secondi. E quindi voi basta che a metà sparate, in 2-3 secondi il mostro andrà a prendere il corpo e voi vi buttate e avrete già il cancello aperto che vi aspetta. C'è un'altra scena qui, sempre in acqua, sempre aspettare 2-3-4 secondi, il mostro andrà a prenderlo e voi vi tuffate, girate l'angolo e cercate di salire su questa macchina. Come vedete c'è un coglionazzo con. Sali Sebastian! Come vedete c'è un coglionazzo con il fucile da cecchino. Voi cosa fate? Prendendo un po' di tempo, lo fate cadere in acqua. Aspettate 3-4 secondi, nei 10 totali che il cancello sta chiuso. Intanto che il mostro va a mangiarsi quel corpo lì, e voi salite di gran classe. Anche se ormai qui stava per prendermi e farmi a pezzettini comunque. Bisogna prenderci un attimo la mano. Le prime volte credo sarà abbastanza tosta da fare perché magari ti butti senza contare, senza prendere il tempo. Comunque, salendo le scale ci saranno un po' di zombie che ci aspettano. Con Kidman che si fa i cazzacci suoi perché, sai, lei poverina si era appena fatta le unghie. Qua mi sa che la giusta mossa sia il fucile a pompa perché guardate qui fa una strage che neanche le brutte cose. Cose molto importanti adesso. Mi sarei cacata addosso. Cosa sarebbe successo? Saresti rimasta lì tutto il giorno. Aspetta a dirlo. Penso ce ne siano altri. Ce ne sono altri, ma nessun problema. Siamo abituati ormai. Per fortuna stai bene. È dalla chiesa che. Eri alla chiesa? Ero alla chiesa, sì. Sì, con Joseph. È messo male, o almeno lo era l'ultima volta che l'ho visto. E il ragazzino dell'ospedale, Leslie? L'ho trovato in una gabbia. È scappato di corsa. Bravo Sebastian. Poliziotto incredibile. Sull'attenti. Qua succede una cosa abbastanza importante. Ovvero i soliti colpi di Sebastian. Ok, vicino alla trasformazione. Sebastian, che cosa? Stai indietro.
sparato la droghetta. Non so se mi ha sparato in realtà, anche perché non so se sarei ancora vivo, però se ho sentito uno sparo. Cosa c'è? Mi hai sparato. Ti stavi trasformando in mostro. Mi hai attaccato. Mi spiace, ma sei contaminato. Proverà a fermarmi usando te. Ehi, di che stai parlando? E qua rincontriamo il piscione, il piscialletto. Leslie, bravo. Bravo. Ancora un po'. Sto cazzo di Leslie si mette sempre nei guai. Questa, ragazzi, è una zona che all'occhio può sembrare difficilissima, perché c'è scritto Danger, pericolo infiammabile. Cosa vuol dire? Che non potete usare praticamente niente che faccia esplodere, tipo i dardi dell'agonia. Il fatto è che ci sono quei mostri che si trascinano, quelli molto grandi, li abbiamo incontrato già un po' di volte. Ma non è così difficile come sembra questa zona. Perché come vedete qua c'è una zona dove ti fa passare accovacciato. Vedete, qua c'è il mostro che passa e fa il perimetro. Quindi non c'è assolutamente bisogno di affrontarlo. Nel caso voi vi faceste vedere, ne salterà fuori un altro, come se non bastasse. Quindi voi cosa dovete fare? Aspettare che questo mostro faccia questo percorso e uscire dal buco che vedete lì alla destra. Ora, lui torna indietro. In questo capitolo bisogna saper prendere il tempo. C'è anche una bottiglia se volete distrarlo, ma io preferisco non usarla la bottiglia perché faccio sempre dei casini. E nel momento in cui lui va a destra, voi fate la vostra corsetta e qui c'è una scala che potete tranquillamente usare. Dovete andare nell'altro lato. Nell'altro lato ci saranno degli zombie normali. Dovrete, scusate, andare a prendere una sorta di chiavetta. Infatti, se state sul lato sinistro, trovate la chiave, la prendete e ritornate al punto di partenza. Non al punto di partenza, dove avete visto che la porta era chiusa. Comunque, ragazzi, il video sta per finire, il capitolo si sta per concludere. Purtroppo mi devo arrangiare così per portarvi la fine della serie, ma io spero che comunque voi apprezziate l'impegno che ci sto mettendo, ragazzi, perché è una cosa abbastanza lunga. Riregistrare tutto, ritagliare e ricommentare sopra. Si sprecano, si usano veramente, veramente molte ore. Qui, come vedete, ritroviamo Joseph. E il capitolo praticamente si concluderà qui. Dovete semplicemente andare avanti e riraggiungerete, si dice così, Joseph. Comunque, ragazzi, noi ci vediamo nelle prossime puntate, dove, se non sbaglio, dovrebbero essere commentate, ma non mi ricordo, sinceramente, perché purtroppo è andata così, un po' di difficoltà. E niente, ragazzi, lasciate un mi piace, comunque sostenetemi perché ci tengo veramente molto. Un saluto a mezzo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.